Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Dal più 11 del Pala Pentasuglia, almeno 7 dell'Unipol Arena. Il doppio confronto stagionale tra Enel Brindisi e Granarolo Bologna si chiude con un saldo positivo per i biancoazzurri di coach Piero Bucchi, che però perdono la terza gara esterna consecutiva e concedono un passo di avvicinamento ai felsinei in classifica a 8 giornate dal termine della fase regolare. Bologna a quota 22 e senza la penalizzazione di partenza i punti della squadra di coach Giorgio Valli sarebbero stati 24, frutto di una stagione sin qui positiva e con la gratificante chance di disputare gli spareggi scudetto dopo alcuni anni di buio. L'Enel veniva dalla doppia sconfitta col Nanterre in Euro Challenge, ma anche dalla vittoria casalinga nell'anticipo del sabato con la Vanoli Cremona. E con queste premesse il match sul parquet bolognese aveva il significato pieno di una verifica generale rispetto alla condizione della squadra e alle prospettive stagionali, intese come miglior piazzamento possibile nella griglia playoff. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, col terzo stop esterno tra Trento, Venezia e Bologna, appunto. Pochi dubbi comunque sulla legittimità della vittoria bolognese, maturata già nelle battute iniziali del match, prima con il 7-0 d'avvio, poi con il 17-4 del settimo minuto. Brindisi non segna, sta a guardare, subisce l'arrembante efficace gioco della squadra di Giorgio Valli e dopo pochi minuti deve fare i conti con i 4 falli, tecnico compreso, di Delroy James, che praticamente lo escludono dalla partita. Un pesantissimo handicap per Piero Bucchi, anche perché quella dell'Unipol Arena poteva e doveva essere l'occasione del riscatto per James, reduce da alcune prestazioni non proprio esaltanti tra campionato ed Euro Challenge. Ne arrivano segnali confortanti da Pullen, Turner e Demmon. Con un quintetto titolare problematico, il risveglio si concretizza con le bombe di David Cournou, che chiuderà il match con 16 punti e soprattutto con 5 bersagli su 7 tentativi dalla grande distanza. Al primo intervallo, Brindisi è sotto di 7 punti. La musica cambia nella seconda frazione, Brindisi reagisce, rifila un break di 9-0 grazie alle bombe di Bulleri e Zerrini e agguanta i padroni di casa a quota 23 con Harper che sbaglia il libero supplementare per il sorpasso. Nel finale i biancoazzurri sbagliano troppo e concedono un nuovo allungo alla Virtus, squadre negli spogliatoi sul più 5 per Bologna, 38-33. Nella terza frazione si fa male Zerini, si sveglia finalmente Pullen che chiuderà il match con 15 punti consentendo all'Enel di aggiudicarsi la frazione 20-19 e anche Mace offre il suo contributo, finirà con 16 punti. Un canestro di Fontecchio regala il più 4 ai bolognesi, palesemente timorosi del ritorno di fiamma dei biancoazzurri. Le speranze di Brindisi si spengono nell'ultima frazione. Bologna allunga sensibilmente, si porta sul più 12, 69-57 e poi controlla l'inerzia del match, ma consente a Brindisi di evitare guai peggiori con la differenza canestri. Finisce 75-68, meno 7, per non patire ripercussioni nell'ipotesi di una classifica avulsa. Il volto di Piero Bucchi all'uscita dal campo si presta alle più svariate letture e di certo tradisce l'insoddisfazione per il risultato negativo e per il rendimento in campo dei suoi ragazzi. Lo abbiamo ascoltato prima della più ampia analisi in conferenza stampa. Partita non facile, sicuramente contro una squadra che ha giocato una buona partita casalinga, noi abbiamo cercato di contenere il punteggio giocando anche parecchio a zona, qualche giocatore un po' assente forse mentalmente a cominciare da Leroy James, però ci può stare, adesso ricomincia un altro campionato dove dobbiamo assolutamente recuperare energie nervose e fisiche per prepararci al meglio per le prossime gare. Abbiamo giocato contro una squadra di livello superiore al nostro, non c'è niente da dire, per esperienza che hanno fatto, che hanno tutti i giocatori che hanno fatto quest'anno con la Coppa, e quindi sono completamente soddisfatto, primo perché abbiamo vinto contro una squadra di livello superiore, secondo perché l'abbiamo fatto pur tirando male vuol dire selezionando bene i tiri, parlo magari un paio avventati dal punto di vista tattico ma non dal punto di vista tecnico, e pur sbagliando tanto abbiamo tenuto questa squadra
molto bassa nel punteggio e abbiamo giocato con grande maturità il finale di partita. Sono contento che tutti mi hanno dato un contributo, credo che Matteo abbia fatto una più che buona partita, Simone Fontecchio anche lui, e soprattutto devo ringraziare Azer che si è veramente sacrificato per la squadra, passando la palla ai giocatori importanti in quel momento. Ecco, noi siamo questi, siamo una squadra che deve difendere e deve trovare nella sicurezza della difesa la possibilità di sbagliare anche in attacco. Una squadra che trova dai lunghi un lavoro importante, perché nei momenti di iniziare di partita abbiamo dato la palla loro, questo più difficile con la zona, ci hanno molto ingarbugliato bene con la zona, anche perché non c'entrava il tiro da fuori, e poi siamo quelli che ci passano la palla, diamo la palla al giocatore libero o quello che magari in quel momento è più in ritmo. E questo l'hanno fatto anche gli americani nei confronti degli italiani. Quindi secondo me sono buoni segnali per questo finale di partita, di campionato. Ok? Poi dobbiamo migliorare su tanti aspetti, perché sicuramente non siamo stati perfetti, però quelli li mettiamo a posto. Se c'è disponibilità nel passarsi la palla e forza di sacrificio ancora e totale nel giocare tutte le partite con intensità, insomma, c'è da almeno stasera dormire sereno. Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Apertura anche sabato mattina. La panchina ha dato molto oggi, cominciava da Cornu, però onestamente, effettivamente, il quintetto oggi ha fatto fatica. Devo dire che sì, in effetti abbiamo giocato un po' su e giù, non abbiamo avuto un rendimento costante. Credo che anche sia più o meno comprensibile, non è una giustificazione, una scusa, ma questo è il risultato di queste quattro partite, insomma, in otto giorni, non è una cosa così semplice, tutto qua. Poi ovviamente nessuno può trovare scuse, però quello che forse i ragazzi hanno patito è la stanchezza più che altro nervosa e mentale, non tanto di gambe, perché è la testa che fa più fatica a recuperare, le gambe secondo me sono quelle che recuperano prima. Qualcuno ha fatto fatica a recuperare di testa e secondo me DeRoy James è un po' lo specchio dello stato mentale della squadra, che non è una scusa, perché tanto se vogliamo fare le rocciare come abbiamo fatto dobbiamo anche essere consapevoli che ci possa essere questo inconveniente, quindi ci sono pro e contro nel fare la coppa, e quindi questa è solamente secondo me una spiegazione. Però ripeto, Bologna ha meritato, quindi complimenti e in bocca al lupo per la Virtus. Abbiamo fatto degli errori, però io vorrei sempre costringere gli avversari a fare 75 punti in casa quando giochi in trasferta. Lo dico, me ne bastano 76. Quando tieni gli avversari fuori casa sotto gli 80 punti, direi che la difesa tutto sommato ha funzionato. Abbiamo fatto forse più fatica in attacco dei due, secondo me, perché alla fine, se tu guardi anche le percentuali di Bologna, 42 e 27, secondo me alla fine la difesa non è un problema. Abbiamo fatto fatica in attacco, abbiamo tirato non benissimo, abbiamo concesso qualche contropiede secondo me per qualche tiro affrettato, quindi la conseguenza dei contropiedi loro, di qualche nostra scelta sbagliata in attacco più che della difesa. Per quando abbiamo giocato difesa schierata, credo che alla fine non abbiamo sofferto più di tanto. Serietà, competenza, professionalità da 40 anni. Cisternino Preziosi, via Imperatore Augusto, Brindisi. Tutto il pubblico della Unipol Arena in piedi. Stefano, 5 vittorie di fila non arrivano da 3 anni, già con la quarta dell'ultima partita in casa. La Virtus aveva ripreso un trend in questo palazzetto che per tante volte ha voluto dire vittoria. Contento Giorgio Valli. Bel momento di Bologna che risponde alla scoppola rimediata a Venezia una settimana fa. Brindisi invece incappa in un'altra sconfitta esterna, la terza di fila, la quarta nelle ultime 5 partite lontano dal Palapentassuglia. Non è un momento facile, da adesso in poi probabilmente senza la Coppa potranno cambiare un po' gli equilibri del campionato di Brindisi. Bologna è lì, i playoff se li vuole tenere, se li vuole prendere, con merito anche questa sera nel 75-68 con cui ha battuto l'Ene. Partiamo dagli sconfitti, che comunque hanno giocato
lo ribadiamo, un'altra partita vigorosa con le difficoltà palesi dell'inizio, e dall'altra parte la ottima notizia per Giorgio Valli, vincere questa partita contro l'Enel in questo momento. Valli soddisfatto, col miglior realizzatore di questo momento del campionato, Azel, con 1-8 al tiro. Non è che un bellissimo viatico che lo vuole portare ai playoff, e l'entusiasmo della gente qua a Bologna la dimostra, dei tifosi sulle tribune. Complimenti a Bologna, hanno fatto una bella partita. Io non avevo grandi speranze, perché riassorbire la botta di giovedì, ricaricarsi, poi mettici i falli di James nel primo quarto, non era una partita, non si era messa bene. Comunque il nostro campionato riprende da domenica in casa contro Cantù, diretta concorrente. L'unica nota positiva di oggi è che abbiamo mantenuto la differenza canestro. Dobbiamo centrare l'obiettivo playoff, perché altrimenti sarebbe veramente un'annata sprecata. Quindi ora resettiamo tutto, ripartiamo, e grande cuore e grande voglia di arrivare. Una sconfitta pesante nella quale Brindisi ha pagato il pessimo approccio al match, ma soprattutto la cattiva serata di giocatori importanti come Damon, Turner e James. Nonostante ciò, fino all'inizio dell'ultimo quarto Brindisi era in partita, provando a vincere una contesa nella quale Bologna ha prevalso grazie a una maggiore tonicità fisica, ma soprattutto sfruttando al massimo la stanchezza psicofisica di un Enel che è arrivato a Bologna dopo le 4 partite disputate negli ultimi 8 giorni. Brindisi ci ha provato nella seconda parte del match, dove ha trovato il miglior Pullen, che dopo lo 0 dei primi due quarti, con 13 punti messi a segno, ha provato a tenere a galla la sua squadra, che nell'ultimo quarto poi ha pagato la stanchezza fisica e soprattutto ha perso lucidità offensiva. Ed è proprio qui che Bologna ha costruito il successo, trovando nei canestri i due italiani giovani come Imbro e Fontecchio delle soluzioni da tre punti, e soprattutto
dall'interno del cuore dell'area pitturata, che hanno messo in ginocchio praticamente la difesa biancazzurra, che a quel punto non ha fatto altro che gettare la spugna e rimandare così l'appuntamento della vittoria alla prossima partita interna. Nonostante ciò, comunque l'unico lato positivo è che Brindisi, nonostante la sconfitta, è riuscito comunque a contenere lo scarto con Bologna, mantenendo a suo vantaggio la differenza canestri. Ottima la prestazione di David Cournou, che così come giovedì scorso in Eurochallenge si è confermato stasera disputando una partita quasi perfetta e lanciando un messaggio forte a coach Bucchi in vista di questo finale di stagione. Per il resto Brindisi in questa settimana dovrà ritrovare energie e soprattutto una condizione mentale accettabile in vista di questo rush finale nel quale anche le squadre alle sue spalle corrono, e quindi Brindisi dovrà salvaguardare il quinto posto, che è messo a serio rischio dalla vittoria di Trento e soprattutto da questa sconfitta a Bologna. Continua la corsa solitaria di Milano in testa alla classifica, inseguita da Venezia e Sassari. Nell'anticipo del sabato proprio Venezia riesce ad espugnare Pistoia in una difficile partita terminata 9-0-8-2. Ma con Pistoia che non si è mai arresa, ma non riuscendo a fermare Peric, il migliore dei veneti con 28 di valutazione. Milano, 48 ore dopo aver vinto in Coppa e ritirato la maglia di Mike D'Antoni, vince contro Varese 7-9-6-9, ma alla fine del terzo, 7-3-5-0, la partita era già segnata da Brooks, Samuels e Moss. La quinta vittoria casalingo della Virtus Bologna contro l'Enel Brindisi porta la firma di un italiano, Matteo Imbrò, che gioca un quarto periodo di grande maturità. Brindisi, dopo un avvio difficilissimo, rientra in partita ma non riesce a sorpassare i Felsinei che, grazie alle triple di Imbrò, scavano il solco decisivo 7-4-6-1. Brindisi salva la differenza canestri. Trento supera Cremona 8-2-7-7 con un terzo quarto da 30 punti, con 6 su 8 da 3 punti. Ancora una volta sono gli italiani di Trento a dominare la scena. Chiave del match la buona transizione difensiva di Trento e le condizioni fisiche precarie di alcuni atleti di Cremona. Il nono KO in 10 gare lo provoca Sassari ad Avellino, 7-0-8-3, che attende con ansia l'arrivo di Marcus Green. Logan con 26 punti e 28 di valutazione e Brooks con 16 rimbalzi non consentono alla Sindigas di poter conquistare i due punti, nonostante al 26esimo il punteggio era 5-2-5-1. Cosa può succedere a 43 centesimi dalla fine di una partita? Verrebbe da dire di tutto. Capodorlando, proprio nell'azione precedente con McGee, aveva realizzato la tripla che permetteva ai padroni di casa di andare in vantaggio. Ma nell'azione successiva, il fallo di Campbell, contestatissimo, manda in lunetta Ross che realizza entrambi liberi e porta Pesaro in paradiso. Cantù interrompe la striscia negativa e supera Caserta 8-3-7-2. Grazie alle positive prestazioni di Gentile e Feldain. Caserta ha sbagliato troppi secondi tiri nonostante il dominio a rimbalzo di Ivanov. Chiude il posticipo Roma-Reggio Emilia. Avevo chiesto alla mia squadra di fare una partita dal punto di vista fisico importante, come c'era da fare, e devo dire che l'abbiamo fatto abbastanza, non completamente,
però per alcuni tratti l'abbiamo fatto abbastanza bene nel primo quarto, quando siamo entrati in partita bene, con l'atteggiamento giusto. Abbiamo avuto un passaggio vuoto nel secondo quarto che obiettivamente ha creato quel break importante per loro, dopodiché abbiamo ripreso a giocare il terzo e quarto quarto. È chiaro che il punteggio, la vittoria finale non è mai stata in discussione. Sicuramente stasera abbiamo assistito a un atto di forza importante. Quel primo tempo è stato emblematico di come a poche ore di distanza da una partita così impegnativa dal punto di vista fisico, tecnico, mentale come quella con Malaga, riuscire a produrre quei 20 minuti iniziali di gioco sono sicuramente un segnale importante dell'attenzione dal punto di vista mentale che questa squadra ha messo in ogni dettaglio per preparare al meglio questa gara. Io credo che abbiamo fatto una discreta partita, non dico buona, perché alla fine certi errori potevamo evitarli e in certe situazioni siamo stati poco attenti, e quindi questo, diciamo così, è un rammarico che mi rimane. Però la considerazione che abbiamo fatto una partita discreta, dando tutto, impegnandoci al massimo, giocando con grande voglia, determinazione e energia, questo mi sento di dirlo senza dubbi. Siamo riusciti a equilibrare tecnicamente la partita, rimanendo sempre molto concentrati e capendo che il primo tempo a Cremona si può, insomma, soffrire su qualche cosa, e subire qualcosa, dovevamo essere bravi secondo me come impatto, però siamo stati bravi nell'impatto successivo, sicuramente ne abbiamo fatto tesoro, e secondo me da quel punto di vista siamo cresciuti durante la gara in buona maniera, in bella maniera. Siamo arrabbiati, non siamo delusi, siamo arrabbiati, siamo molto arrabbiati. Porteremo questa rabbiatura in questa settimana di allenamento, perché vogliamo rimboccarci le maniche e continuare su un cammino che non abbiamo mai interrotto per quello che riguarda applicazione, volontà di allenarsi e volontà di migliorare. Siamo stati bravi nel star lì 40 minuti e non mollare mai, cercando di mantenere i nostri principi difensivi, che erano quelli di cercare di ruotare il meno possibile, lasciare due contro due su tutti i pick and roll centrali. Non l'abbiamo fatto nel primo quarto, dove siamo andati troppo in rotazione, l'abbiamo battuti troppo facilmente, infatti abbiamo preso delle bombe molto semplici. Poi però ci siamo stretti un pochino. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.